I carabinieri della stazione di Trapani Principale hanno denunciato per i reati di furto aggravato, tentata estorsione e indebito utilizzo di carta di credito un 27enne trapanese gravato da diversi precedenti di polizia. L'uomo, con uno stratagemma, ha invitato presso la sua abitazione un vecchio amico per bere qualcosa insieme. Al termine della serata, vista la tarda ora, gli avrebbe proposto di rimanere a dormire, cosa che l'ospite ha gradito e accettato. Al suo risveglio, però, l'amara sorpresa. Lo straniero non ritrovava più il portafoglio contenente la somma contante di 550 euro, carta di credito, permesso di soggiorno e documenti vari e la sua bicicletta elettrica che aveva parcheggiato nell'entrata dell'abitazione. Il giorno seguente lo straniero è stato contattato dal 27enne che l'aveva ospitato, il quale avrebbe chiesto la somma di 60 euro per la restituzione della carta di credito e del permesso di soggiorno. La vittima ha quindi contattato i carabinieri raccontando l'accaduto nei suoi particolari, in modo da permettere loro di svolgere al meglio le indagini. Eseguita una perquisizione a casa del 27enne, gli uomini dell'arma hanno recuperato i documenti oggetto del furto e il portafogli, senza però la somma contante originariamente contenuta. Della bicicletta nessuna traccia. Dall'analisi della lista dei movimenti tracciata dalla carta di credito è emerso inoltre che erano state eseguite diverse transazioni per l'acquisto di alimentari, alcolici e vestiti. Il 27enne è stato deferito all'autorità giudiziaria mentre la refurtiva restituita all'avente diritto.